cosa serve questa costruzione che ho fatto io. Nelle storie avevo fatto la domanda che cosa serviva, ho visto che nelle risposte non avete indovinato. Allora, io seguo Joseph Carter, che viene chiamato in inglese The Ming Man, che significa l'uomo visone. Perché? Perché è uno dei migliori al mondo nell'addestrare i visoni, oltretutto fa tutta una selezione particolare, ho seguito tutto il suo canale YouTube da un po', visto che mi interessavo proprio attualmente del visone, ho imparato anche un sacco di cose particolari. Niente, lui si è costruito questa piccola tana mobile, perché è praticamente portatile. Perché? Perché loro di natura hanno il vizio di cacciare la preda, dopodiché prenderla e portarla dentro la loro tana, che solitamente è un buco sottoterra. Quindi cosa vuol dire? Che io in automatico sfrutto il loro comportamento naturale, e nell'eventualità che io sono in giro, quindi riesco qua poi dopo la pettorina, la lunghina, riesco a liberarlo e viene al mio comando, inserirlo senza, in modo che non scappi, inserirlo direttamente in automatico, perché ci torna lui, dentro questa tana mobile. E in questo modo cosa succede? Succede che io ho meno rischio di perderlo, e soprattutto lui invece ha una tana mobile che è la sua, perché la conosce perfettamente, e quindi è l'unico punto di riferimento che ha e che conosce già, perché in natura potrei liberarlo qua dal mio prato e c'è qualsiasi cosa che lo disturba, potrebbe aver paura, e lui per andare a nascondersi, se io gli metto questa a disposizione, in automatico va a nascondersi qua dentro, oltre che a riportare anche l'eventuale preda, l'eventuale cibo che gli ho proposto o che ha preso. E da oggi io vado a inserirlo, vedete che sta già entrando, ora vi faccio vedere. Allora, i visoni dovete sapere che in natura, come dicevo prima, amano i tunnel, e vedete che si sta già infilando dentro questo tunnel. Cosa succede dopo che entra? C'è questa diciamo tana nascosta, che col tappo diventa come un cunicolo sottoterra con la paglia per rimanere al caldo, e questa l'ho costruita io con un secchio e un tubo di plastica. Vedete quanto è curioso che entra dentro, ora uscirà di lì. Eccolo lì. Hai visto? Hai visto? Hai visto che bello? Adesso andiamo a dare il cibo a Einar e proporgli il pesce e vediamo un po' come si comporta oggi. E cerchiamo di andare avanti con questo addestramento, e voglio addirittura arrivare a carezzarlo o a dargli il cibo delle mani un pochettino più a lungo termine, cioè se possibile magari fargli fare anche qualche appoggio sul mio braccio, nel senso magari proporgli il cibo, mettere l'altro braccio a disposizione in modo che lui possa salire in braccio, però senza trattenerlo. Questo animale qua, nel momento in cui non si fida di me e viene trattenuto, quindi io cerco di tenerlo, allora lì rischio veramente il morso, perché lo metto alle strette e lui va in istinto di sopravvivenza avendone paura. Einar, vieni, vieni, guarda qua, guarda qua, guarda Einar. Guarda Einar. Bravo. Bravissimo. Bravo Einar. Bravo. Bravo Einar. L'ha portato, diciamo, dalla sua parte, laggiù in fondo nel tunnel, non l'ha nascosto, e lo vedo oggi invece meno interessato al cibo. Secondo me ha meno fame e quindi tende poi a nascondersi il cibo dove vuole, perché non ha fretta. Adesso è di nuovo lì che si sta portando via il pesce. Dai, fatti il bagno. Prendilo. Bravo, bravo, vedi che sei bravo. Relazione come la posso creare? Giocando attraverso questi tubi. Lui adesso è laggiù in fondo che sta facendo lo stupidello e sta giocando con le tane, sta salendo, sta scendendo, mette la testa dentro l'acqua. Quelle sono le cose che gli piacciono a lui. Vi faccio vedere una cosa interessantissima.
in quanto animale sociale, io faccio qualsiasi cosa. Se adesso io mi metterò qua a giocare con l'acqua, lui sale e verrà a vedere che cosa sta succedendo. Quella è relazione, interazione, come che stai facendo? Fammi vedere. E qua sotto, per esempio, c'è un pesce. Io quello che voglio fare è essere più interessante a lui. Allora, vedete che lui è qua dietro di me, sta esplorando tutto. Voglio far sì che lui sia interessato a me. Vi faccio vedere quanto è importante la relazione, eh? Allora, lui mi sta guardando, adesso proverò a interagire qua con l'acqua, vi faccio vedere che lui arriva subito su. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Avete visto? Ora provo a accarezzarlo. Piano, eh? Piano. Avete visto? Ho incominciato ad accarezzarlo, addirittura sul viso, ha provato a mordermi, ma sono riuscito ad accarezzarlo. Lui era interessato a cosa? A quello che stavo facendo, perché un animale sociale non è impegnato in quello che tu gli dai come cibo, ma lui vuole conoscere cosa tu stai facendo. Piano, eh? Cerchiamo di accarezzarlo. Bravo, Ina. Vieni qua. Vieni, Ina. Bravo. Ma che bravo che sei. Vedete che non mi sta facendo niente. Terzo giorno e stiamo creando relazione. Più adesso che gli faccio fare quello che vuole e sta giocando senza dovergli dare cibo, perché? Perché io so che lui non ha fame, ha voglia di giocare. E adesso sto creando relazione, perché sto riuscendo a star vicino a lui dove fa le sue cose, senza che lui cerca di essere sempre più veloce, volermi salire o farmi del male con paura, perché mi dà anche le spalle. Un animale che dà le spalle vuol dire che è tranquillo. Sicuramente non abbiamo finito questo percorso, però oggi io sono davvero contento perché sto ottenendo tanti risultati. Mi sta dando dei piccoli morsi. Per conoscermi, assolutamente no, per farmi male. E ora vi faccio vedere di nuovo intelligenza. Einar, vieni Einar, 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 vieni, Einar, vieni, vi faccio vedere che chiamandolo esce. Bravo Einar, vieni, bravo, bravo patatone. Bravo Ina, tranquillo. Cosa c'è? Eh? Sei contento? Eh? Sei contento di quella scatolina che ti ha regalato? Avete visto che è uscito, è curioso. Adesso se vi faccio vedere, se io vado da un'altra parte e tocco un'altra cosa, tipo adesso io prendo questa ciotola e la tocco, eccolo qua. Lui vorrà vedere cosa io sto facendo. Vedete, questa è relazione. Hai visto? E lo accarezzo. Perché lui è venuto da me. Bravo. Hai visto? Bravo. Questa è la forza della socialità. In quanto animale sociale ha voglia di fare qualcosa. Adesso lui è interessato stranamente a questa ciotola. Avete capito come funziona il vero addestramento? Tanti pensano che sia tutto basato col cibo. Bravo Ina. Se io adesso vi faccio vedere, vado a toccare un sasso. Lui verrà a vedere cosa c'è dentro questo sasso. Avete visto? Perché sono animali curiosi, hanno voglia di interagire. Bravo, Einar. Bravo, Einar. Bravo. Piano. Bravo, Einar.
piano. Ehi. Ora. Guardate come lo sto toccando. Spero che si veda bene. E cerca di scavare come ho fatto io addirittura, che ho cercato di spostare il sasso e lui sta cercando di scavare per... Guardate. Perché ha visto che il sasso si sposta, quindi io mi sto rendendo interessante sempre di più. Adesso vi faccio vedere ancora un'ulteriore prova per farvi vedere proprio che è importante assolutamente interagire con un animale in questo modo qua, a livello sociale. Adesso io andrò a giocare con questo tubo qua. Vado a prendere il suo tubo. Vedete che mi segue. Guarda che bello che è. Hai visto che bello che è? Eh sì, è. Allora, aspettate che lo devo mettere dritto, che non deve ruotare. Bravo, Lina. Io lo metto qua. Guardate, qualsiasi cosa tocco l'animale è interessato, guardate. Ora metto questo qua, tocchiamo questo. Einar, bravo Einar, bravissimo, bravo Einar, e sì. Piano, Bravo, Ina. Bravo. Vedete che lo sto accarezzando anche qua? Sta facendo piano. Me lo metto qua davanti. Piano, guardate che sta mordendo sempre più forte. Bravo. Piano, e mi sta anche disturbando la telecamera che sta cercando di vedere se c'è qualcosa. Proviamo a dargli l'ultimo pezzo di cibo prima di uscire dalla gabbia, così è finita tutta la sessione e voglio spingerlo a salire qua sul braccio. Vedete che ha paura a salire sul braccio? Piano! Ehi! Piano. Qua. Bravo. Bravo. Stai tranquillo, su. Bravissimo. Ok, siamo riusciti con due zampine a metterlo qua sopra, anche se non si fidava perché faceva su e giù. Non esageriamo, perché se mi punta poi la faccia è un casino. Direi che oggi abbiamo avuto tantissimi e tantissimi risultati. Io mi tolgo sti guanti che non ce la faccio più, sono felicissimo. E adesso andiamo al quarto step e andiamo sempre più sul difficile, cerchiamo sempre di ottenere più da lui. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto il video, vorrei qualche pensiero, qualche commento qua sotto nel video, cliccate like e per essere sempre aggiornati iscrivetevi al canale cliccando poi anche alla campanella che trovate qua sulla, scusate guardando il video, sulla sinistra, quindi sulla vostra destra. E ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.